troviamo all'interno della cucina del ristorante La Conchiglia di Arma di Taggia. Io mi chiamo Giacomo Ruffoni, ne sono il titolare e alla mia destra il mio chef capo partita, Loris Dolzan. Buongiorno. Andremo a realizzare un piatto che esalti particolarmente quelli che sono i profumi della riviera, del nostro territorio, e quindi l'olio e i carciofi, che oggi andranno a giocare un ruolo determinante nella preparazione di questi tagliolini conditi con lo scorfano, il carciofo e l'olio DOP della Riviera Ligure. Ecco, il nostro scorfano è stato sfilettato, con la testa e la coda andiamo a preparare un fumetto. Mettiamo tutto a freddo. Bene, il nostro fumetto sta andando e a questo punto ci dedicheremo alla realizzazione del piatto vero e proprio. Tendo a sottolineare che l'olio DOP della Riviera Ligure dà un tono molto particolare, un sapore molto particolare al piatto. Col suo retrogusto di carciofo e talvolta di mandorla, non fa altro che esaltare il tutto di quanto noi andremo a mettere. Mentre la polpa dello scorfano va a sfregogliare con i gambi di prezzemolo e l'aglio e l'olio, andremo a bagnarlo con un goccio di vino bianco secco. Sfumiamo col vino bianco. Aspettiamo che il vino bianco vada via e mettiamo il nostro fumetto di pesce. Aggiungiamo del pomodoro tagliato a dadini e aspettiamo che vada a cottura questa base. I nostri tagliolini stanno andando, il nostro carciofo che non farà altro che integrarsi ed esaltare ulteriormente le caratteristiche del nostro olio DOP della Riviera Ligure. Mettiamo il nostro olio DOP della Riviera Ligure. Vai. Ancora. Va bene, vai. Mettiamo uno spicchio d'aglio in camicia, vai a profumare. E andremo a versare dentro questi i nostri carciofi che dovranno rimanere al dente. Andremo a saltellarli, come si suol dire, qualche minuto. Scoliamo i nostri tagliolini. Andremo ad aggiungere con tutto l'olio i nostri carciofi perché darà maggior sapore ancora. Voilà. Ecco fatto. E quindi andremo a mantecare. A questo punto aggiungiamo ancora un filo d'olio DOP della Riviera Ligure per impreziosire ulteriormente il piatto. Bene, il tagliolino direi che è pronto, procediamo ad impiattarlo. Andiamo a impiattare i nostri tagliolini, andiamo ad aggiungere, non metterlo tutto, andiamo ad aggiungere i carciofi e la polpa dello scorfano, non fare un piattone. Andiamo a decorare con la pelle dello scorfano che è stata arrostita e alcune foglie di basilico. Della polvere di pomodoro secco e per finire un tocco d'olio
un tocco di do della Riviera Ligure. Il piatto è finito.